Sabato 30 luglio, serata di premiazioni con le colonne d'oro realizzate dal maestro orafo Michele Affidato e, come più volte sottolineato, l'omaggio a Mario Monicelli con la proiezione di cortometraggi realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Inoltre la serata finale sarà presentata da Chiara Giacomelli, giornalista inviata Rai 1, impegnata nel confezionare lo speciale Magna Grecia Film Festival, che andrà in onda proprio sulla rete Ammiraglia il prossimo 11 agosto. 11 agosto, comunque seconda serata, 23:15 ci sarà questo speciale dedicato proprio all'ottava edizione del Magna Grecia Film Festival, dei 9 film in concorso, altri che ci sono aggiunti poi in corso d'opera, perché qui è tutta un'improvvisazione con Gianvito, e poi tantissimi eventi collaterali che ci sono stati in questi giorni. Stiamo lavorando bene, devo dire che il gruppo è affiatato, poi comunque il gruppo di lavoro tra autori e registi veramente sta facendo un ottimo lavoro. Io mi sto godendo anche il mare, per cui sono quella che lavora di meno. Però insomma stiamo raccogliendo il materiale, poi vedremo come comporre questa serata, insomma, che andrà su Rai 1, insomma, questo festival. So che è la tua prima volta in Calabria, quindi hai scoperto davvero degli scorci di paesaggio sicuramente fantastici. Bellissima la Calabria, ci tornerò, per fortuna viva il Magna Grecia Film Festival, perché se non fosse per questo festival probabilmente non mi ci avrebbero portato. Quindi sono anche abbronzata, sto cercando di avvicinarmi a quelli che sono i colori calabresi, visto che io sono una nordica. È davvero un bellissimo posto e sono contenta che il cinema sia riuscito ad arrivare fino a qui, perché è proprio l'obiettivo del festival, l'abbiamo detto più volte in questi giorni. Quindi spero di tornarci anche l'anno prossimo, che dire, davvero. Prossimamente i tuoi impegni televisivi? Prossimamente inizierò a settembre un'avventura nuova e si dice sempre per scaramanzia, non vorrei ripetermi, però funziona così, è sempre meglio non sbilanciarsi, però sempre un programma comunque di intrattenimento sulla Rai, sempre in qualità di inviata comunque con dei servizi. Intanto ci ritroviamo qui sul palco del Magna Grecia Film Festival per la serata finale, cioè il 30 luglio, sabato, per la serata delle premiazioni, dove tu condurrai appunto questo bel finale. Certo. Mi auguro di riuscire a condurlo questo bel finale, perché il nostro Gianvito è strepitoso, lui non ha scaletti, io sono una nordica, sono molto più precisa, per cui vedremo di riuscire a gestirlo. Comunque insomma ce la metteremo tutta, sarà una bellissima serata, ci saranno le premiazioni, verranno consegnati i vari premi a chi ci sarà e anche a chi non ci sarà, insomma. Quindi ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Ci sarà anche un omaggio al grande Mario Monicelli, che quest'anno non c'è più. Ci sarà la proiezione appunto di Un Borghese Piccolo Piccolo in suo onore. Lo ricorderemo, insomma, cercheremo di concludere al meglio questo Magna Grecia Film Festival. Anche stasera termina il nostro speciale Magna Grecia Film Festival, appuntamento allora alla serata premiazioni.